Adriana Bertolami, Stella Giunta, Elenia Ferrare e Luca Giaimo hanno staccato il biglietto per la finale di Ragazza e Ragazzo dell'Anno, che si svolgerà dal 22 al 24 agosto. Beh, c'era un po' di ansia naturalmente fino all'ultimo minuto, perché sono stata eletta per ultima, però alla fine è anche bello partecipare, è divertente e poi si sta bene anche con gli altri. Tantissimo il pubblico ha potuto apprezzare gli oltre 60 partecipanti che hanno sfilato nell'incantevole Helios Garden situato sul lungomare marchesana di Terme Vigliatore. Tra i giurati l'editore di Radio Milazzo Salvatore Costantino. È già partita da un po' di tempo, è già partita quest'inverno, quindi adesso entriamo nel vivo con quelle che sono le serate anche più belle, perché la stagione estiva è così, e quindi ci avviciniamo sempre più alla finale, quindi si sente il pathos, si sente la voglia e l'adrenalina aumenta. Durante la serata spazio anche ai bambini con il concorso Little Baby Italia e agli ospiti. Luciano Fraita ha infiammato il pubblico con la sua tromba e Federica Pugliafito, fresca vincitrice del Festival dei Nebrodi. Allora, intanto devo ringraziare i miei insegnanti Giuseppe Santamaria e Anna Maria Lanza della Scuola di Musica Atmosfera Blu, li ringrazio veramente perché senza di loro non sarei qui. Tutto è iniziato per gioco, Giuseppe mi ha detto scrivi una canzone, l'abbiamo scritta, io ho portato il testo, Giuseppe ha creduto molto in questo progetto, ha deciso di metterla in musica. Al termine della manifestazione tante emozioni per le vincitrici, pronte a scrivere pagine importanti nella loro carriera. Bello, è sempre un piacere partecipare a questo concorso e l'organizzazione è delle migliori. E aspettative divertirsi, al solito come l'anno scorso, se non come l'anno scorso un po' di più. Le aspettative come sempre sono di divertirmi ad ogni serata e poi cosa mi hai chiesto? Quindi... Poi le emozioni, no? Sì, le emozioni, è sempre una bellissima emozione partecipare ai concorsi, mi diverto, ecco. Sinceramente non me l'aspettavo, cioè assolutamente, perché ero tranquilla appunto. E poi ti sei agitata? Sì. Quando ti hanno chiamato hai detto Adriana e tu ti sei agitata, come mai? Perché ovviamente c'è l'emozione,